Mongolfiera Taranto apre le sue porte al mondo del pet e lo fa in un modo davvero particolare. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Si terrà una 2 giorni interamente dedicata al mondo del cane e a tutto ciò che ruota intorno a lui, alla sua cura, al suo benessere e alla sua educazione. Qui infatti all'interno della Mongolfiera Taranto sono stati allestiti anche dei veri e propri stand dove si potranno acquistare oggetti e tutto ciò che occorre alla cura e al benessere del cane. Abbiamo raggiunto l'interno del centro commerciale Mongolfiera di Taranto, precisamente la piazza Ristoro, dove iniziano ad arrivare i protagonisti di queste giornate, ossia i nostri amici a quattro zampe. Nel frattempo, anche se indaffaratissimi, siamo riusciti a bloccare Francesco ed Erika, che sono gli organizzatori di questa 2 giorni e che ci spiegheranno un po' le linee guida e quello che si terrà appunto in questi 2 giorni dedicati ai nostri amici. Buongiorno Erika. Buongiorno a tutti, siamo Erika e Francesco del negozio Animalandia di Taranto. Abbiamo organizzato questi 2 giorni all'insegna del benessere dei nostri amici animali. Coltiviamo da tempo questa passione e quindi abbiamo deciso di dedicare un po' di tempo a loro. In queste 2 giornate abbiamo organizzato all'interno della galleria della Mongolfiera di Taranto una ventina di stand appunto dedicati agli animali e dove si può acquistare e trovare anche tante cosette particolari. L'evento prevede anche una giornata, una sfilata per i nostri amici a quattro zampe e una toilettatura che si occuperà della spazzolata per i cani e l'educatore che farà una dimostrazione gratuita. Insomma, una giornata veramente ricca e dedicata interamente. Allora Francesco, andiamo a dire un po' come si può partecipare a questi tipi di eventi, nello specifico l'iscrizione, dove è potuta avvenire? Buongiorno a tutti, l'iscrizione le abbiamo raccolte in tutte queste settimane al nostro punto, al negozio, ma ci si potrà anche iscrivere qui nella giornata prima della sfilata. Ricordo che ci sarà anche un book fotografico per chi vuole partecipare alla sfilata. C'è una cosa molto particolare, non verrà assegnato soltanto il premio, il solito premio al cane più bello, ma ci sono più categorie simpatiche, tra cui anche addirittura il cane che più assomiglia al padrone. È una delle più simpatiche, sì, perché alla fine è un modo di stare tutti insieme, quindi è giusto per chi ama appunto gli animali, i cani, saranno giornate per chi ama veramente, no, stare in compagnia di loro, quindi era un modo simpatico per stare insieme. Ti ringrazio, noi intanto ci allontaniamo e continuiamo a passeggiare qui fra gli stand dedicati ai nostri amici a quattro zampe per raccogliere ancora più informazioni e perché no anche per sentire e per guardare un po' quelli che sono i protagonisti di questa simpatica sfilata. Nel frattempo ci ha raggiunto Francesco Solare, che si occuperà appunto dell'educazione cinofila in quanto educatore cinofilo e andrà ad aprire questa giornata andando a mostrare quella che è l'educazione che si deve impartire a un cane, questi nostri meravigliosi amici a quattro zampe, ma anche quello che è l'avviamento allo sport e quelle che possono essere le regole di convivenza nel più ampio panorama della diversità. Quindi ci vada un po' a illustrare quello che farà vedere oggi. Buongiorno innanzitutto a te e a tutti coloro che ci seguiranno. Faccio una breve premessa e praticamente questa manifestazione sorge dall'esigenza del direttore del centro commerciale Stefano Delrico, a cui dobbiamo insomma la presenza qui oggi, sia dai fruitori del servizio commerciale Ipercoop, cioè c'è l'esigenza sempre più come dire, in aumento da parte dei proprietari di frequentare ogni luogo con i loro pelosi, chiamiamoli così, eccolo qua come lui, me lo tengo così. E allora è vero che l'accesso deve essere consentito nelle aree possibili, nei centri commerciali, ma è anche vero che bisogna rispettare
rispettare chi i cani non ce li ha e i titolari anche delle attività commerciali. Come? Gestendo correttamente il proprio cane. E oggi, proprio per questo, cerco di essere il più sentivo possibile, si faranno delle dimostrazioni di addestramento più che altro, perché l'educazione riguarda la gestione del cane, di addestramento base e avanzato, per quanto possibile in questo contesto dell'Ipercop, in cui faremo vedere a tutti i proprietari, a coloro che vorranno assistere, come si addestra un cane e come si inizia a inserire nella mente del cane la regola che è essenziale ai fini della convivenza sia in casa sia in ogni luogo dove ognuno di noi può portare il suo beniamato cane. Detto questo, mi auguro che sarà un bello spettacolo, fra virgolette, e niente, a presto. Giustamente c'è qualcuno qui che si lamenta perché non è stato a dovere presentato, eccolo qui. Pastore belga di 2 anni, è il mio cane di casa. La differenza rispetto a tanti altri contesti è che quello che vedrete sarà un addestramento fatto con cani non sportivi. Occhio però avvicinarsi in questa maniera, occhio a, ti dicevo, non sono cani sportivi, questo è il mio cane di casa con cui faccio anche sport, lo sto preparando a fare sport. Eragon, vieni qua. Quindi io ho sbagliato già in partenza, io avrei bisogno posizionare, per un cane che non si conosce, arrivare e posizionare la mano sulla testa, diciamo che non è la prima manovra ideale. Sarebbe ideale approcciare in maniera meno diretta e meno con disinvoltura, diciamo. Ecco, quindi senza volerlo, esatto. Vi ho già illustrato una prima regola da non fare mai. Esattamente. Perfetto, quindi facciamo così, educazione subito. Al momento. Grazie. Io la ringrazio e per quanto riguarda voi ci vediamo tra poco. Ovviamente i partecipanti alle sfilate devono farsi belli e di questo se ne occupa la nostra Isabella, che appunto sta provvedendo a ripulire e a mettere a nuovo i nostri amici a quattro zampe che daranno il meglio di loro nella sfilata che si terrà a breve. Buongiorno Isabella, ti vedo particolarmente impegnata. Buongiorno a voi. Al momento quanti animali hai trattato? Abbiamo già fatto credo una decina di cani, abbiamo pettinato. Ma sicuramente ne arriveranno molti altri. Che cosa farete nello specifico? Nello specifico pettiniamo e sistemiamo il pelo, anche perché sono stati toilettati già precedentemente la sfilata e quindi sono stati lavati e tutto quanto. Noi li sistemiamo per poi dar via alla sfilata, appunto. Niente, noi siamo una toilettatura di Carosino, siamo presenti in via dello Stadio 26, è una toilettatura che è nata da circa 2 anni. E ci occupiamo appunto di prendersi cura dei nostri amici a quattro zampe. Facciamo il nostro lavoro con passione, lei è mia sorella e collabora con noi. Eccola qui Daniela, io intanto sì, ti lascio un po' libera in modo che tu puoi continuare a fare il tuo lavoro. Dicevamo Daniela, anche tu con questa passione per i cagnolini? Sì, diciamo a me sono sempre piaciuti. Lei mi ha praticamente coinvolto in questa cosa e sono molto contenta di collaborare con lei. E, come dal nome shampoo e coccole, provvediamo sia a lavarli sia a coccolarli. Più a coccolarli che a lavarli. Beh sì, sicuramente per svolgere siamo questo tipo di... Siamo stadio 26 a Carosino, per chi volesse venirci a trovare siamo aperti tutti i giorni, la chiusura settimanale è mezza giornata, il giovedì pomeriggio e la domenica. Perfetto. Buona giornata. Abbiamo raggiunto uno stand interamente dedicato alla bellezza del cane, ci sono addirittura dei bellissimi papillon, dei cappottini, delle bandane, c'è davvero di tutto per chi volesse fare bello il proprio cane. Tra l'altro potranno essere ritirati i premi dei cani vincenti, quindi i cani che vinceranno il titolo di cane più simpatico, più chic, di cane più somigliante al padrone.
ce ne racconta di più un'esperta. Buongiorno. Buongiorno, allora mi chiamo Rosa Radisa e ho creato questa linea artigianale che si chiama Luna Cucciola, che si ispira al mio cane e praticamente è una mia passione da sempre, quella di creare con le mani. Sono tutti prodotti artigianali? Sono tutti prodotti artigianali e sono appunto originali, esclusivi. E quello che è il mio progetto, perché adesso realizzo questi capi per hobby, però sta diventando pian piano una professione, che è quella di creare un atelier su misura, per cui creiamo accessori e abbigliamento su misura per i vostri cuccioli, non trascurabile tutta la linea cerimonia dedicata appunto all'evento più importante della nostra vita, dove il cane ormai fa parte della famiglia ed è appunto un elemento fondamentale che non deve mancare proprio e non deve sfigurare. Vediamo un po' quali sono questi oggettini che vinceranno, alcuni degli oggetti che vengono messi appunto a disposizione dei vincitori. Questo nello specifico cos'è? Allora, questa è una sciarpina realizzata in tessuto impermeabile e doppiata in pellicetta ed è uno dei gadget perché volevo regalare qualcosa che restasse ai nostri partecipanti. Vediamo, poi c'è un collarino. Un collarino con fiocchetto. I nostri collarini sono tutti colorati, curati nei minimi particolari e soprattutto regolabili, si possono regolare nella lunghezza. Qui ancora vedo anche un fiocchettino simpaticissimo, nel frattempo io raccolgo gli altri oggettini. Un fiocchettino da telettatura con l'elastico da mettere come ciuffetto, come decorazione di un... Beh, che dire, davvero, c'è davvero tutto qui per il vostro cane, non manca proprio nulla. Insomma, quasi quasi vedo di trovare anch'io qualcosa per il mio. Grazie. Grazie a voi, grazie. I partecipanti a questa sfilata canina sono stati davvero tantissimi, tanti cani di tutte le taglie e di tutte le razze, giusto? In particolare ce n'è uno molto carino, vogliamo presentarlo? Si chiama Bea, è un bulldog francese del nostro cliente affezionato Orlando dalla pizzeria Nirvana, che ci viene a trovare tutti i giorni con Bea e non se ne vuole più andare quotidianamente col cane. Appunto, quanta cura richiede essere padrone di un cane, ma ovviamente trattandolo come un figlio? Quando uno è appassionato, insomma, diventa di famiglia, bisogna sì sempre dedicare tutte le attenzioni possibili, ma ricambiano alla grande, quindi è tutto ripagato. Sì, assolutamente. Da quanto tempo Bea è entrata a far parte della sua famiglia? Un annetto, da un anno fa parte della nostra famiglia, quindi si è integrata alla grande. Gli stand sono davvero tanti dedicati ai nostri amici a quattro zampe e abbiamo raggiunto uno stand dove potete vedere ci sono tanti prodotti per la cura del cane, in particolare anche per l'alimentazione, perché il benessere di un animale passa anche attraverso la sua alimentazione, specialmente. Assolutamente, prima di tutto. Quali sono i prodotti che offrite? Noi ci affidiamo a un marchio italiano, un marchio nuovo di altissima qualità che è Oasi, come cane e gatto. Oxbo per tutti i tipi di roditori. Adesso passiamo alla parte rosa dello stand. Dicevamo, sono davvero tanti, una vasta gamma di prodotti, tutti per il benessere e per la cura appunto degli animali, non soltanto dei cani, dicevamo. Vediamo, c'è anche per i coniglietti? Per i coniglietti, per i criceti, per i piccoli animali erbivori, per i gatti, sì, un po' tutto, insomma. Qual è il prodotto più richiesto in assoluto? Beh, quello dei cani e dei gatti, sicuramente, sì, i croccantini.
questa passione verso gli animali, perché è sicuro che chi si dedica anche al commercio di questi prodotti comunque ama molto gli animali. A voi quando è nata? È storica, nel senso ci siamo nati e cresciuti con gli animaletti, cani, gatti. L'input di aprire questo negozio, che per il momento è un negozio online, abbiamo solo un e-commerce, è arrivato con l'arrivo delle nostre due bimbe. Noi le chiamiamo le nostre bimbe, sono due gattine che vivono con noi e ci hanno veramente cambiato. Sì. Prendersi cura di loro ti fa capire quanto sia importante la scelta dei prodotti giusti e quindi aiutare anche gli altri a scegliere il prodotto giusto. Perfetto, io vi ringrazio e noi continuiamo la nostra carrellata di interviste a questi meravigliosi stand che sono stati allestiti. Abbiamo raggiunto lo stand degli amici di Kratos, dove c'è Donato appunto che gestisce qui la vendita di tutti i prodotti dedicati agli animali, cani, gatti, insomma c'è davvero di tutto, dall'alimentazione vedo, alla pulizia e anche agli accessori e all'estetica. Spiegaci un po'. È una linea nuova, una linea Swarovski fatta a mano a Firenze. Diciamo si differenza dalla classica pettorino, dal classico collare in nylon, dato gli strass, il fiocchetto in Swarovski, porta bustine, hanno diciamo qualità diverse, dal collare intrecciato a mano fino ad arrivare al guinzaglio particolare, in pelle, in cuoio. C'è davvero tanto, dal giochino esteticamente che si presenta anche bene della Camon per quanto riguarda anche l'estate, galleggianti, profumi per quanto riguarda l'igiene, la pulizia, salviettine. Sì, infatti vedevo salviettine al borotalco e poi addirittura biscottini ai frutti di bosco, non sì, manca sì, proprio niente. No, c'è di tutto, sì, per proprio tra unire vitamine e comunque unire anche l'appetito e il palato e quindi il gusto del cane, non bisogna mai tralasciare niente, ovvero cercare di dare il bocconcino che sia anche salutare, oltre a essere appetitoso. Quindi dai giochini agli accessori al cibo, qui non manca davvero niente, non vi resta che passare qui a dare un'occhiata e sicuramente troverete l'accessorio o il cibo giusto per il vostro amico a quattro zampe. Eccoci qui, siamo in presenza di Tommy, ossia del vincitore, il titolo vinto è appunto il cane più bello, parliamo col suo padrone di questo meraviglioso cane che si chiama appunto, come dicevamo, Tommy, che razza è? Uno Sharpei, ha 4 mesi e niente, è un cane dolcissimo. Da quanto tempo sei il suo papà, tra virgolette? Diciamo da dicembre, da più o meno poco prima dell'Immacolata. Ovviamente penso che dedichi gran parte della tua giornata, anche perché si vede un cane in splendida forma, se il nostro cameraman lo vuole inquadrare sembra un peluche praticamente. Sì, esatto, e purtroppo è l'aggettivo che quasi tutti li definiscono. Diciamo che lui è anche un cane molto coccolone, va incontro alla gente proprio per farsi accarezzare, molto socievole. È veramente molto bello. Che tipo di cure gli riservi giornalmente? Più che altro lui è una razza sensibile alla pulizia delle orecchie, quindi è uno degli aspetti fondamentali per la cura del cane. Per il resto non è tanto differente dagli altri. Eccolo qui Tommy, è molto carino, è molto docile, quindi questo è il vincitore del cane più bello.